tuk-tuk. È il mezzo più usato per spostarsi in India. Ha tre ruote, quattro marce, un motore cilindrata 145 e si mette in moto manualmente. La velocità massima è di 55 km all'ora, in discesa. Con il nostro tuk-tuk attraverseremo l'India, da Shillong a Kochi, per oltre 4.200 km di guida. Siete pronti per questa avventura indiana? Andiamo! Appena partite dalla remota regione del Meghalaya, per decenni inaccessibile agli stranieri, ci siamo subito dirette verso ovest, attraverso grandi campi allagati e risaie. Meghalaya significa dimora delle nuvole. Dicono che questo sia uno dei luoghi più piovosi del mondo. Le prime ore di guida abbiamo subito capito due cose molto importanti dell'India. La prima è che in strada non ci sono solo veicoli, ma anche molti animali di ogni specie a cui bisogna fare grande attenzione. La seconda è che in India il traffico è davvero delirante, senza senso e pericoloso. È difficile guidare perché non ci sono regole sulla strada e gli indiani guidano come dei pazzi, quindi l'unica cosa da fare è imitarli e suonare il clacson il più possibile. La nostra prima tappa è stata Darjeeling, una tipica stazione climatica indiana a 2130 metri di altezza in cui vivono molti abitanti nepalesi e tibetani. Contornata dai profili dei picchi malayani, questa pittoresca cittadina è famosa per le piantagioni di tè che ricoprono le colline circostanti. Qui si produce circa il 25% del tè di tutta l'India, tra cui alcune delle migliori qualità del mondo. Arrivare a Darjeeling con il nostro tuk-tuk, però, è stato tutt'altro che facile, per via della strada ripidissima e malmessa.
Lasciate le montagne, di nuovo in marcia verso sud, abbiamo scoperto che la strada è anche il luogo migliore dove comprare da mangiare. Frutta, verdura, carne, dolci e fritture. In strada si può trovare davvero qualsiasi cosa si desideri. I miei preferiti sono i samosa, sono dei triangolini fritti con delle verdure e questa è la mia colazione oggi. Dopo alcuni giorni di guida interminabile, in cui abbiamo rischiato molto per via delle strade rovinatissime e del traffico, siamo arrivate stanchissime all'Oceano Indiano, sulla costa dell'Orissa. Qui abbiamo potuto finalmente tirare il fiato e prenderci una pausa dopo tanti chilometri di strada. Ci siamo immerse completamente nella vita locale, assorbendo i ritmi lenti dei pescatori e abbiamo visitato il maestoso Tempio del Sole di Konark, insieme al Taj Mahal, uno degli edifici simbolo dell'India. Scendendo lungo la costa orientale, le strade sono man mano migliorate, ma il pericolo numero uno per noi sono rimasti i camion. Nonostante la bellezza delle decorazioni, la cura con cui sono personalizzati, li facciano sembrare quasi divertenti. È proprio con i camionisti che spesso ci siamo trovate a mangiare fianco a fianco durante le brevi pause che ci concedevamo dopo ore di guida. Si mangia con le mani, per la precisione la mano destra, io però non ho ancora imparato e è un casino. Piano piano, 50 km all'ora, siamo arrivate con il nostro piccolo e indistruggibile tuk-tuk fino a Mamallapuram, nel Tamil Nadu. Il Tamil Nadu è famoso perché ha tantissimi templi dravidici che noi adesso visiteremo. Thank you.
Proprio per ammirare la massima espressione dell'arte dravidica, siamo arrivate fino a Madurai, dove si erge un famosissimo tempio hindu, luogo in cui la mitologia racconta si siano sposati Shiva e la dea Menakshi. Camminare a piedi nudi attraverso questo meraviglioso tempio è stato come fare un magico viaggio a ritroso nel passato. Man mano che il nostro viaggio proseguiva, ci siamo accorte che la cosa più incredibile dell'India sono sicuramente le persone. Sono gentili, sorridenti, colorate, ma è incredibilmente difficile comunicare con loro per via della strana abitudine di rispondere alle domande ciondolando il capo. Poi abbiamo anche capito che sono davvero molto invadenti. Allora, abbiamo un problema. Quando ci fermiamo siamo l'attrazione dell'India. Tutti si accalcano verso di noi. Prima di arrivare sulla costa del Kerala, ci facciamo sorprendere da uno scenario montano di una bellezza spettacolare nei pressi di Munnar. Picchi scoscesi, curatissime piantagioni di tè, aria frizzante di montagna e, ancora una volta, i monsoni. Stagione di monsone, quindi ci tocca guidare così e non è che si veda molto con questo mezzo. Manca pochissimo al nostro traguardo, però prima ci regaliamo qualche giorno di relax sulle bellissime backwaters. Si tratta di una fitta rete di corsi d'acqua lunga ben 900 km che, prima dell'avvento delle strade, costituiva la principale via di comunicazione del Kerala. Ed eccoci alla fine, arrivate a Kochi, una città con alle spalle secoli di storia coloniale, come testimoniano le moschee, le case portoghesi e le gigantesche reti da pesca cinesi. Questa
questa è la fine del nostro viaggio. Abbiamo percorso 4.000 km attraverso l'India e siamo arrivati alla finish line del Rickshaw Run. È stata veramente un'avventura incredibile. Siete pronti per la prossima?